Da oggi per tutto il mese di settembre la Guardia Medica di Pesaro riaprirà a tempo pieno 7 giorni su 7, dalle 10 alle 8 nei giorni prefestivi, dalle 8 alle 8 nei giorni festivi, mentre dalle 8 alle 24 dal lunedì al venerdì. Il ripristino di un servizio necessario per i cittadini pesaresi e non solo, che nei mesi passati, se telefonavano alla Guardia Medica di Pesaro, la chiamata veniva trasferita ad Urbino. Una riapertura raggiunta grazie soprattutto alla risoluzione del problema del personale medico, ma anche dalla forte sollecitazione dei due consiglieri regionali, Vitri e Biancani. Devo dire che ormai sono molti mesi che come Partito Democratico, ma anche come consiglieri regionali, quindi io insieme anche alla consigliera Vitri, stiamo veramente spingendo molto per fare in modo che queste guardie mediche potevano essere ripristinate. Noi riteniamo che la guardia medica sia un servizio importante, fondamentale, anche perché le persone che senza guardia medica sono costrette a rivolgersi direttamente al pronto soccorso. Sappiamo la carenza di personale che ha anche il pronto soccorso e quindi la carenza quindi di guardia medica andava a creare più lavoro, quindi a caricare ancora di più il pronto soccorso. È un primo risultato, lo voglio sottolineare, perché la nota che è arrivata è solamente per il mese di settembre. Noi ci auguriamo che ovviamente ASUR riesca, come dire, a confermare il personale anche per i mesi successivi. Voglio anche ricordare che è importante non solamente ripristinare Pesaro, ma sarà importante ripristinare o comunque allungare gli orari anche in tutti gli altri comuni, in tutti gli altri territori della nostra provincia, dove comunque il servizio guardia medica è stato fortemente ridotto. Questo è derivato anche dall'aumento dei compensi per i medici. Beh, sicuramente l'aumento dei compensi, l'accordo che è stato fatto, ha sicuramente aiutato la possibilità di chiudere questo accordo, anche se devo dire non sarà sicuramente risolutivo, anche perché l'aumento di compensi è solamente per quelle postazioni dove il medico, la guardia medica, non si occupa solamente per il punto in cui appunto viene attivato il servizio, ma deve occuparsi anche per le guardie mediche che sono state chiuse all'interno dello stesso distretto. Sicuramente il tema economico è importante, io probabilmente però con proseguire quelle che sono le condizioni previste oggi sarà difficile riuscire a mantenerle anche nei prossimi mesi. Nuovi medici soprattutto che entrano a far parte del sistema sanitario. Beh, diciamo che questi sono personale medico che entra a far parte, sì, come hai detto, del sistema sanitario, però sono contratti a tempo e quindi difficilmente questo tipo di medici potranno proseguire questa attività per molto tempo. Quindi noi ci auguriamo che ci sia, come dire, la capacità di trovare, come dire, un'ampia gamma, cioè di persone, di professionisti che danno la loro disponibilità, perché altrimenti sarà difficile riuscire a garantirla anche nei mesi successivi.